Ciao amici e bentrovati. Il vostro zio Bob è sempre alla ricerca di terminali dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ormai lo sapete. Ovviamente le recensioni dell'LG G5, che vi invito ad andare a vedere appena fatta, o dell'HTC 10, che sta per arrivare, ovviamente le farò, sono top di gamma, però mi piace anche andare a scoprire delle realtà che alla fine sono realtà valide e solide. Oggi infatti vi voglio parlare di Elephone, brand cinese costantemente in crescita sul mercato internazionale, che ha deciso di puntare in alto con il suo ultimo top di gamma, il nuovissimo P9000. Come sempre ringrazio sconticina.it, la pagina Facebook Sconticina e il gruppo Sconticina, e spemol.com per l'invio del terminale. Ma ciancio alle bande, io sono Bob DJ Ax e questa è la recensione dell'Elephone P9000. Sul fronte troviamo il bel display IPS 5,5 con risoluzione Full HD 1920x1080 e densità di 401 pixel per pollice. Il pannello si estende il più possibile lungo la superficie del dispositivo, contribuendo quindi ad un'ottimizzazione degli spazi davvero notevole. Praticamente è quasi tutto schermo, molto molto bella la sensazione. Spettacolo! In alto troviamo la fotocamera anteriore da ben 8 megapixel per selfie bimbo minchia di gruppo, il sensore per la retroilluminazione automatica e nella parte centrale l'altoparlante per le chiamate. Buona la qualità del display, dicevo, sia come luminosità che come fedeltà dei colori. Apriamo display tester, ovviamente arrivano 1800 notifiche. Vi faccio vedere i colori, guardate, è un buon pannello, guardate i bianchi, guardate il nero. Procediamo a vedere le foto, siamo a luminosità. È sicuramente un buon pannello. Per quanto riguarda in basso abbiamo un tasto che praticamente permette con un solo tocco, permette di, è il tasto back, due tocchi si arriva alla home e tenendolo premuto fa da multitasking. C'è anche la possibilità di attivare i tasti a schermo, ma io in questi giorni l'ho utilizzato così, praticamente usufruendo di tutto il display da 5,5 pollici. Spettacolo! Inoltre è dotato di un LED di notifica proprio al centro. E la parte posteriore del terminale presenta una back cover stile OnePlus One e OnePlus 2. E tale soluzione offre un ottimo grip durante l'utilizzo di tutti i giorni. Sulla parte alta troviamo la fotocamera da 13 megapixel con sensore Sony IMX 258, apertura focale 2.0, doppio flash LED, l'autofocus laser e il lettore di impronte digitali che funziona bene. Diciamo non è uno dei più veloci, 7-8 volte su 10. I bordi laterali di Elephone P9000 sono interamente in metallo e insieme al resto del dispositivo contribuiscono ad un design molto gradevole. È una sensazione premium tenerlo in mano. Spettacolo! Poi abbiamo lato destro volume rocker e tasto di accensione e spegnimento, lato sinistro questo pulsante qua che potete configurarlo come volete
per far aprire la fotocamera, per far aprire qualsiasi applicazione. Spettacolo! Carrellino per la micro SIM e la micro SD. In alto jack da 3,5 per le cuffie e in basso speaker di sistema, microfono, e porta USB Type-C e questa è una griglia finta per dare simmetria al disegno. Ricordo che all'interno della confezione non c'è l'alimentatore, c'è solamente il cavo USB, USB Type-C e il tupperello per togliere il carrellino della SIM. Il software preinstallato sul dispositivo è Android 6.0 Marshmallow, sì, già aggiornato ad Android Marshmallow, il quale regala un'ottima fluidità a tutte le operazioni. L'unione di una CPU potente come la Helio P10, 8 core a 28 nanometri, 4 GB di RAM, una GPU Mali T860 e 32 GB di storage interno, rappresentano una soluzione da top di gamma. Mai il minimo impuntamento durante l'utilizzo quotidiano. Il telefono gira che è una scheggia. L'interfaccia è Android stock, senza troppe personalizzazioni, e ciò è molto positivo secondo me. In più ci sono le Air Gesture, che sapete a me piacciono tantissimo, ad esempio disegnare una O a schermo spento e parte la videocamera, doppio tap per risvegliare il telefono, doppio tap per rimetterlo a nanna. Nessuna problematica riguardo al segnale GPS e alla ricezione in generale. Con la nuova piattaforma Helio P10 non ho riscontrato il minimo problema, anzi l'aggancio e la geolocalizzazione è risultata addirittura più precisa rispetto a quella offerta ad esempio da un concorrente top di gamma come S7 Edge. Con una capacità da 3000 mAh, la batteria è uno dei punti forti dell'iPhone P9000. La mia giornata standard non è delle più facili per quanto riguarda la connettività. Non avendo a disposizione la rete Wi-Fi in ufficio, salto dal 3G al 4G tutto il giorno. Nonostante questo, raggiungo tutte le sere le 21 con ancora il 25% di batteria residua. Alcuni mi dicevano sulla mia pagina Facebook che gli Elephone precedenti avevano dei problemi al touch. Io qui non l'ho riscontrato sul P9000. Inoltre, Elephone P9000 è compatibile sia con la tecnologia di ricarica wireless che con la Quick Charge di MediaTek, quindi con la ricarica veloce. In poco più di un'ora consente di ricaricare completamente il terminale, una comodità non da poco in alcune situazioni. Ovviamente il telefono è dotato di tutti gli standard Wi-Fi 802.11 a BGMAC, Bluetooth 4.0, AGPS GLONASS, banda 800 inclusa e caschetta mazzo. Per quanto riguarda la fotocamera, ricordiamo che la fotocamera principale ha un sensore Sony IMX258 da 13 megapixel. Praticamente offre buoni scatti, ricchi di dettagli. Non è sicuramente la migliore fotocamera provata su uno smartphone, ma è un giusto compromesso considerando il prezzo complessivo del device. Però le foto sono buone. Vi faccio vedere le foto che ho fatto in questi giorni. Una macro, guardate che bello l'effetto bokeh intorno e come è venuto bene il fiore in primo piano. Poi vi faccio vedere la foto a castello, buono il dettaglio dei fiori, guardate il nostro amico albero, buonissimo il dettaglio in primo piano, e il castello di Formigine, facciamo il dettaglio sull'orologio, come vedete rimane il dettaglio buono. È ovvio che ad esempio se vi faccio vedere la foto del portico è buia come era buia per MI5, quindi però i dettagli sono buoni, c'è un po' di rumore. Ovviamente quando la luminosità scende il rumore sale, però diciamo che le foto al comparto fotografico
e al comparto video, gira video in full HD, do un 6,5. Per quanto riguarda i giochi, girano senza nessun problema. Apriamo Riptide GP2. Come vedete il caricamento è velocissimo. L'audio, come dicevo, è molto alto e alla massima al massimo volume distorce, quindi bisogna tenerlo un po' sotto il massimo. Comunque speriamo che con aggiornamenti migliorino, perché l'audio sarebbe veramente potente. Facciamo un giro, vedete questo processore P10 assolutamente mantiene al massimo i dettagli, gli effetti sull'acqua. Le gocce sullo schermo in tempo reale, nessun calo di frame rate, nessun problema nei giochi. Come dicevo, due tap per tornare alla home. L'hardware di P9000 potrebbe contribuire a risultati migliori, ma diciamo che il terminale non è uscito da molto e quindi gli aggiornamenti software arriveranno e sicuramente andranno ad intervenire per risolvere qualche piccolo problema, ad esempio per quanto riguarda la fotocamera. Per quanto riguarda i giochi, problemi non ce ne sono. Come vi dicevo, il terminale monta Android Stock alla versione 6.0 e con le personalizzazioni per quanto riguarda off-screen gesture. Queste sono tutte le gesture a schermo spento, quindi doppio tap oppure per lanciare direttamente un'applicazione, altrimenti ecco, come vi dicevo, avete la possibilità di, andando in navigation bar on, avrete i pulsanti a schermo, quindi indietro, multitasking e home. Facendo così spariscono, altrimenti navigation bar off e pulsanti spariscono, e così avete la possibilità di utilizzare tutti i 5,5 pollici del display, che è molto molto bello, come dicevo. Spettacolo! Concludendo, sono rimasto molto soddisfatto di questo P9000. Si comporta bene in ogni situazione, non va mai in difficoltà ed è sempre fluido e reattivo. Buono il comparto multimediale, ma con ampi margini di miglioramento, che spero arriveranno con aggiornamenti software. Il volume è buono, ma alla massima potenza distorce. Il voto? Volete sapere il voto? 7,5. Chuck, cosa ne pensi? Chuck Norris approved. Io vi ricordo che potete trovare Elephone P9000 con 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con micro SD su SPEMALL a 190 euro con il codice MG3SPE. Ok? Io vi ricordo di cliccare mi piace sotto al video, se non lo fate vi cascano le, lo sapete, cliccare mi piace sulla mia pagina Facebook e mi piace sulla pagina Facebook dei Non Entity. Io vi saluto, vi magnetizzo, Samana Tour a tutti voi e Non Entity Heart Energy.